that going. One credit. Let's start to play. Eugene, you're up. Nonostante non sia riuscito a mantenere tutte le promesse, Watch Dogs rimane un buon titolo, sicuramente consigliato per gli appassionati, i quali dal 30 settembre potranno mettere le mani sull'unica espansione single player annunciata da Ubisoft, intitolata Bad Blood. Questo DLC conterrà un'intera mini campagna e nuove missioni multiplayer cooperative. Tanta carne al fuoco per questo contenuto scaricabile che gli acquirenti del Season Pass potranno godersi una settimana prima degli altri e che grazie all'invito presso gli studi italiani Ubisoft abbiamo potuto provare in anteprima. Bad Blood ci introduce subito al protagonista, l'hacker Raymond T-Bone Kennedy, che già avevamo imparato a conoscere nell'originale Watch Dogs. Messo da parte il tormentato Aiden Pierce, l'eroe di questo DLC, grazie ad un carattere decisamente più spensierato e propenso alla battuta, alleggerisce da subito il tono dell'avventura. Questo corposo pacchetto aggiuntivo offre una mini campagna a singolo giocatore che comprende 10 missioni principali più alcune quest accessorie. Avviata la prima missione, abbiamo guidato T-Bone mentre cercava di sfuggire ad un manipolo di guardie, che l'avevano colto in flagrante mentre smanettava col CTOS. Cambia il protagonista, ma apparentemente non il gameplay, che usciti dall'edificio ci ha riproposto la medesima Chicago liberamente esplorabile. Non mancano comunque delle novità, come scopriamo passando alla missione successiva. Raggiunta sulla mappa la nuova missione, guidiamo T-Bone in una classica missione di infiltrazione, sfruttando un approccio il più stealth possibile, ancora una volta del tutto simile a quanto già visto nel titolo originale. Presto però ci viene introdotto Eugene, una macchina radiocomandata che ci permette di raggiungere punti altrimenti inaccessibili, al fine ad esempio di hackerare un terminale da remoto e più avanti anche per stordire delle guardie ignare della minaccia. Eugene è una piccola ma efficace aggiunta all'articolato gameplay di Watch Dogs e ci ha divertiti sfruttarlo in diverse occasioni. Torna anche il minigioco di hackeraggio già visto nel titolo originale con una piacevole variante. In alcuni frangenti, infatti, invece di dover attivare i vari nodi in una settica schermata a parte, il rompicapo verrà direttamente proiettato nell'ambiente tridimensionale. Un'altra piccola variante che abbiamo potuto testare durante la nostra prova ci ha visti prendere il controllo di alcune telecamere, dotate di una mitragliatrice che abbiamo potuto sfruttare per fare qualche strage di agenti. Oltre alla nuova campagna singolo giocatore, in Bad Blood troveremo una divertente modalità cooperativa 2. Potremo così affrontare alcune missioni dagli obiettivi differenti, che potranno andare dall'infiltrazione in una struttura nemica per recuperare dei dati, all'identificare alcuni soggetti da mettere fuori gioco senza però ucciderli, e così via. Ognuna comprende anche obiettivi secondari, garantendo così una certa rigiocabilità. Considerata anche l'apertura del gameplay offerta dal titolo, siamo abbastanza fiduciosi che anche questa componente saprà offrire un'esperienza interessante. Bad Blood ci ha fatto un'ottima impressione. Il gameplay è ovviamente sostanzialmente riproposto e mutato in questo DLC single player, ma grazie ad alcune varianti e ad un protagonista sicuramente più simpatico e leggero di Aiden, potrebbe avere qualcosa da dire. Inoltre arricchiscono un pacchetto già interessante le missioni cooperative, una novità che ci ha divertiti durante la nostra prova. Rimanete sulle pagine di GameSurf per il verdetto finale di Bad Blood.